Bentrovati su Radio Asta e benvenuta Filomena Rosamiglia, consigliere provinciale di Salerno. Benvenuta. Ciao, grazie, buon pomeriggio. Allora, oggi parliamo insomma di politica, di sociale soprattutto, perché ovviamente Filomena Rosamiglia è delegata alle politiche sociali e sanitarie, pari opportunità, insomma un campo tosto, complesso, da affrontare insomma con un impegno quotidiano, non certo saltuario. Ecco, che impegno è questo? Ha inquadrato benissimo la situazione, un impegno quotidiano, non ti dico H24, ma quasi 20 ore giornaliere. Sì, è un impegno veramente importante, richiede tanto tempo, tante attenzioni, perché ogni giorno c'è qualche situazione diversa da affrontare, qualche progetto da cantierizzare, qualche cosa ovviamente da realizzare. Io sono stata eletta in provincia nel dicembre del 2021, prima sono stato col presidente stranese e poi dall'anno scorso, quindi da dicembre 2022, è arrivato il presidente Franco Alfieri, che conoscevo già da anni, quindi da subito poi si è instaurato un rapporto veramente stringente, quindi un rapporto oltre che politico anche personale. Lui ci ha detto dall'inizio che dovevamo spalancare le porte della provincia, quindi ci ha avvisato, ha detto apritevi e apriamoci a tutti, devo dire a tutti i comuni che vanno da Sapri a Scafati, quindi... E questo noi lo vediamo, sai, Filomena, perché effettivamente c'è stata un po' la differenza nella gestione della provincia dal prima al dopo. Ovviamente anche Michele Strianesi ha operato benissimo, noi l'abbiamo sentito spesso per parlare di tante cose che riguardavano la provincia, quindi sì. Però è cambiato forse con Alfieri proprio l'approccio alla gestione di tutte le situazioni che fanno capo a questa istituzione. Sicuramente, diciamo, parlando proprio delle mie deleghe, che sono le politiche sociali, le politiche sanitarie, le pari opportunità, il presidente ha fatto un decreto e quindi da maggio è partita l'istituzione della consulta delle politiche sociali. Ad oggi contiamo circa 60 adesioni, quindi abbiamo da associazioni, liberi professionisti, ma abbiamo anche delle realtà territoriali che si poggiano su comuni piccolissimi che ci chiedono proprio di essere ascoltati, di volersi confrontare. Certo. Quindi ho calendarizzato, abbiamo già fatto vari appuntamenti, abbiamo diciamo questi progetti per estendere di portare su ogni piccolo territorio dei progetti e fare ascoltare la voce di tutti. Quindi... E non è facile, perché poi parliamo appunto di 158 comuni, tantissimi piccoli, ma altre realtà sono importanti, anche Eboli, che poi tra l'altro insomma è la tua città, anche dal punto di vista proprio numerico, per cui tanto più grandi sono, tanti più problemi alle volte possono presentare, per cui è difficile, ecco, gestire un'area così importante. Sì, infatti abbiamo trovato delle associazioni provenienti proprio da comuni piccolissimi, dove la prima cosa, quindi ci hanno fatto questi complimenti, dice che bello arrivare a Palazzo Sant'Agostino, sederci ed essere ascoltati, noi cerchiamo un confronto, quindi ci chiedono a noi provincia e a me consigliere quello proprio di creare una rete, una sinergia e quindi di fungere da regista per mettere insieme le varie realtà territoriali. Devo dire che oltre proprio alla consulta delle politiche sociali sto portando avanti e sto seguendo vari tavoli interistituzionali che vanno sicuramente da quelli che riguardano la violenza di genere, e quindi parliamo purtroppo di donne, quindi di questo contrasto proprio contro queste violenze, ma sto portando avanti anche dei tavoli interistituzionali che parlano di politiche sanitarie. Quello, diciamo, l'ultimo è uno di quelli che più ha richiesto impegno e dove c'è stata una grossa partecipazione anche della provincia, è uno che riguarda proprio una tecnica, diciamo, di ginnastica energetica, che è il Qigong, portato avanti dalla dottoressa Scucci Marra e dal chirurgo Tommaso Pellegrino, che oltre ad essere diciamo un amico e un consigliere regionale, ma è un ottimo professionista. E proprio come provincia abbiamo dato a titolo gratuito la Villa De Ruggiero, che abbiamo a Nocera Superiore, e ogni giovedì si svolgono degli appuntamenti con delle donne che stanno affrontando o hanno affrontato un percorso oncologico e quindi diciamo vanno a, diciamo, tra virgolette, a fare queste lezioni di circa un'ora. Insomma, un impegno per le donne in questo caso, visto che insomma stai citando come ultimo concetto quello, il sostegno alle donne, un impegno importante, perché si avvicina insomma novembre, che è il periodo dell'anno in cui insomma forse si rimarca di più questa piaga rappresentata dalla violenza di genere, ma fortunatamente insomma negli ultimi tempi se ne parla, o meglio fortunatamente o sfortunatamente, perché poi i casi aumentano, quindi insomma se ne parla sicuramente di più, ma appunto c'è un sostegno alle donne.
donne non necessariamente appunto vittime di violenza, ma anche vittime di altre situazioni, come appunto può essere la malattia. Sì, infatti è con l'avvocato Gabriella Marotta e con la dottoressa Roberta Bollettieri diciamo stiamo portando avanti questi tavoli, perché vogliamo arrivare diciamo anche in ambienti diversi da quelli istituzionali. Ad esempio stiamo realizzando un protocollo d'intesa con il carcere di Forni, dove vogliamo creare degli sportelli sociali all'interno. Stiamo agganciando altri progetti anche con il comprensorio, quindi la caserma di Persano. Stiamo portando avanti con l'avvocato Gabriella Marotta un tavolo interistituzionale contro la violenza di genere, dove stiamo facendo degli opuscoli in varie lingue, perché ci rendiamo conto che donne marocchine, donne polacche, certo, spesso non hanno il coraggio perché non sanno dove presentarsi, certo, e come denunciare. Insomma, è un impegno importante, ma davvero ci vuole tanta abnegazione e si vede, insomma, c'è un grande entusiasmo, ecco, da parte tua, e questo credo che sia, insomma, la risposta per tutto, perché se non c'è appunto questa voglia di fare, e tu ce l'hai, non si riesce ad andare molto lontano, credo. Allora, devo dire che io mi carico, cioè come mi danno... Ho l'effetto contrario, come mi parlano di progetti, come mi portano in provincia sui tavoli delle cose da fare, io mi carico, non mi scoraggio, così sì, la dobbiamo fare, quindi mi attivo, muovo delle persone, muovo tra virgolette, metto in contatto delle realtà, chiamo i miei colleghi sindaci, amministratori, e quindi cerco di realizzare il più possibile. Però ti dico che la sera quando torno a casa, spesso senza voce come lo sono oggi, mi sento soddisfatta, perché dico: anche oggi ho fatto qualcosa per qualcuno, e questo mi riempie di soddisfazione. Lo credo. Ne riparliamo tra pochissimo. Ovviamente Filomena Rosamiglia rimane con noi. State con noi anche voi. Radio Alfa. Radio Alfa. Torniamo insieme. Oggi siamo in compagnia, con grande piacere, insomma, perché è sempre bello parlare di ciò che si fa per il territorio, di Filomena Rosamiglia, che è consigliere provinciale, ma non solo. Prima parlavamo, Filomena, dell'impegno della provincia, tuo in particolare, a sostegno delle donne. C'è un'altra iniziativa interessante che coinvolge altri comuni, naturalmente la regia è della provincia. Sì, proprio penso a breve firmeremo con 8 comuni un protocollo di rete, sempre contro la violenza di genere. Ovviamente, come hai detto tu, la provincia fungerà da regista, quindi avremo questi 8 comuni dove creeremo degli sportelli sociali, dei centri antiviolenza, e il comune capofila sarà proprio il comune di Serre, dove già tempo fa abbiamo inaugurato un centro antiviolenza. Ci rendiamo conto che spesso in queste piccole realtà le persone del posto non vogliono recarsi direttamente al comune di provenienza, perché sanno, questi, certo, si conoscono tutti, quindi preferiamo aprire vari sportelli satelliti dove possono recarsi nei, giusto, comuni limitrofi, e quindi questo sarà diciamo un protocollo che racchiude 8 comuni. Insomma, un modo effettivamente per tirare fuori il sommerso. Io lo dico sempre, ultimamente quando mi capita di parlare di violenza di genere, purtroppo le occasioni sono tante, lo dico sempre, il sommerso rimane un grosso problema, e quindi insomma è anche un modo per aiutare a tirare fuori tante situazioni. Spesso troviamo veramente delle situazioni difficili e non è semplice scovare dentro, perché proprio, ti ripeto, in questi piccoli comuni hanno vergogna di presentarsi, di raccontarsi, perché semmai chi conosce il marito, chi conosce la suocera, vogliono cercare di tutelare i figli. Insomma, noi siamo mamme, quindi ci rendiamo, certo, conto che la prima cosa che poi va a colpire è proprio la situazione che si ripercuote sui figli, quindi sui minori, in un ambito scolastico, e questo vogliono evitare. E con la dottoressa Bollettieri che stiamo mettendo, diciamo, in piedi questo progetto, e questo che vogliamo fare scovare, quindi proteggere le donne, però aiutarle a capire dove possono rivolgersi e come possono farlo. È singolare che un ente come la provincia, è vero, c'è chiaramente una delega alle politiche sociali, quindi c'è un'attenzione a questo ramo importante, a questa tematica importante, però è singolare che un ente come la provincia, tra l'altro, insomma, impoverito di tante risorse, soprattutto finanziarie, sia in grado poi di dare queste risposte. Importante. Sì, come detto prima, sicuramente l'impronta è quella di Alfieri, perché tutti sanno che lui è l'uomo e quindi è il presidente del fare. E devo dire che ha trovato anche un consigliere donna del fare, perché inizialmente, certo, quando mi hanno visto in provincia, dice: arriva la donna, poi loro, anche i miei colleghi, si sono resi conto e dice: ma questa va a carro armato, perché come ci siamo detti prima, sono una persona che vuole fare, e mi rendo conto poi che quando ricevo delle risposte dai territori dico: ah, allora ce n'è bisogno, c'è questa forte necessità.
quindi io veramente faccio 20 ore al giorno di lavoro, ma poi mi ritiro soddisfatta. Parliamo proprio di, anche di te, della tua vita privata tra poco. Adesso continuiamo con meteo e viabilità. Torniamo a parlare in particolare di politiche sociali con Filomena Rosamiglia, che è consigliere provinciale con delega proprio a questo ramo. Tra poco parleremo anche di come fai a conciliare insomma un po' tutto. Tu prima dicevi insomma arrivo a sera, ho lavorato 20 ore su 24, però sono soddisfatta. Ritorniamo, dicevo, a parlare dei progetti, perché ce n'è un altro relativo all'inclusione, anche questo parte da Serre. Sì. Un altro, quest'altro importante progetto è partito da Serre. Abbiamo fatto una prima giornata di inclusione sociale dove abbiamo aperto le porte a tutte le associazioni dell'intero territorio, quindi parliamo sempre di un ambito molto esteso, che è quello del piano di zona. Stiamo portando avanti questi progetti che vedono coinvolti soprattutto associazioni con bimbi che purtroppo hanno sindrome di autismo. Stiamo cercando di includere bambini che hanno delle difficoltà socio-economiche, che spesso ovviamente emergono dalle realtà scolastiche. Sì. Quindi stiamo cercando di coinvolgere tutti i comuni affinché proprio il progetto abbia un fine dove nessuno poi si senta escluso. E organizzeremo altre giornate soprattutto nel periodo natalizio, dove faremo e quindi parteciperemo i piccoli a fare diverse attività. Torno su quello che dicevo prima, una provincia insomma attenta un po' a tutti i bisogni di un territorio molto vasto, una provincia che insomma è cambiata rispetto al passato proprio come istituzione. Non parlo in particolare della provincia di Salerno, ma insomma occorre cercare di ritornare su quella strada, cioè avere altre funzioni, altre risorse, proprio per rispondere ancora meglio a certe richieste. Infatti ora andremo al voto il 20 dicembre, ma ovviamente perché non è stata ancora diciamo approvata la nuova riforma. Speriamo poi che in tempi non brevissimi, però quindi riusciamo a lavorare altri 2 anni ma senza risorse, quindi solo con la nuova riforma la provincia avrà a disposizione risorse che sono quelle che poi ovviamente danno delle risposte reali, perché i progetti sì, ma non hanno bisogno solo di mente e di forza fisica, ma soprattutto di risorse economiche. Assolutamente, quindi ci sì. Prepariamo, continuiamo diciamo ad incanalarci per poi essere pronti a gestire anche delle risorse. Ci auguriamo che avvenga presto. Invece veniamo a te, ma come fai, dai, perché tu sei mamma, prima di tutto credo sia la cosa più importante, mamma e moglie, e poi insomma sei politica, hai un impegno politico importante, hai il tuo lavoro, hai immagino una casa da gestire, insomma, dove lo trovi questo tempo, Filomena? Raccontacelo, perché insomma credo che all'ascolto ci siano anche tante donne che vogliono saperne di più su questa. Allora le diciamo come fare. Guarda, io parto dal 2015, dove con il bimbo in grembo, quindi io col pancione, ho fatto tutta la mia campagna elettorale, che devo dire poi mi ha portato fortuna perché sono stata eletta. Come faccio a conciliare? Ovviamente oltre ad essere una mamma e una moglie sono un'imprenditrice, perché gestisco delle società di costruzione della mia famiglia, ho un'agenzia immobiliare che è mia proprio personale, e poi dedico tante ore alla politica, tante ore perché ovviamente ho l'aiuto oltre che di mio marito, che oltre all'aiuto mi dedica diciamo dei momenti dove spesso è anche paziente, perché tu sai bene, certo, che spesso la stanchezza poi ti porta ad essere tra virgolette ad alzare anche un po' la voce. Ho la mia famiglia che mi sta accanto, viviamo con una babysitter che ci dà una grossa mano, e non ti nascondo che spesso la sera quando ho dei convegni il giorno successivo vado al piano di sopra a scrivermi degli appunti, certo, dove io ho detto e mio figlio scrive al computer. Ho un bimbo di 8 anni che frequenta carino la terza elementare, e spesso dice mamma scrivo io, tu poi ripeti. Che quindi bellino. È lui che interroga me. Però è bello questo, perché significa che insomma i tuoi familiari, in primis tuo figlio, accettano, non è un peso il tuo impegno per loro, il tuo impegno fuori casa per loro. Loro non solo l'hanno accettato, ma ho la fortuna di avere un fratello che sposa veramente tutte queste mie idee, spesso mi fa da accompagnatore. Invece oggi ho un accompagnatore speciale che è mio padre, come ha visto il tempo, dice dove vai? Ti vengo ad accompagnare. Quindi veramente questa è una grande fortuna, perché ho un supporto anche psicologico molto molto importante. Questa la mia cosa mamma più importante.
infatti questo mi carica, vedi, mi riempie e dà la forza poi di andare avanti. Tanto impegno politico, anche diverse cariche importanti, sei impegnata in politica ad Eboli, la tua città, sei stata presidente del consiglio, sei tuttora insomma consigliere, anche questo è un impegno importante. Sì, sicuramente sono stata la prima donna presidente del consiglio, quindi nella mia città. Ora sono un consigliere comunale, sono all'opposizione ovviamente, ma mi impegno tutti i giorni per dare risposta alla città, ai cittadini, quindi ti preciso subito che io non ho fatto una distinzione di quando ero in maggioranza e di ora che sono all'opposizione, no, la mia forza, il mio contributo e quindi la mia disponibilità verso i cittadini e quindi verso la città è sempre la stessa, quindi per me non ci sono colori politici quando si tratta di dare delle risposte. Però qualche scintilla col sindaco c'è stata? Sì, ma sempre solo esclusivamente da un punto di vista politico, perché quando ci vediamo, ci salutiamo, ci stringiamo la mano, proprio due sere fa mi ha detto: ma perché a me non mi saluti col bacio? E io sempre ironicamente gli ho risposto: perché io solo gli amici saluto col bacio. Ma ti dico, comunque c'è poi un rapporto di stima e di fiducia che va di là veramente del colore politico, e questo è importante. Allora io penso che il tuo entusiasmo sia insomma la tua spinta e anche il tuo obiettivo, credo insomma che sia quello poi l'obiettivo per il tuo futuro. Ne hai uno in particolare? Ce l'hai un sogno nel cassetto? Allora, oggi ti rispondo un po' per come va la vita, un po' per come cambiano pure gli scenari politici. Oggi, quindi in questo momento, sono concentrata a capire, a riflettere, a sedermi per le prossime elezioni, quindi i prossimi appuntamenti politici, che sono proprio le elezioni provinciali, quelle del 20 dicembre. Quindi mi preparo a riflettere e a fare delle osservazioni per capire come continuare un tracciato che secondo me merita poi di avere una continuità. Però vediamo. E allora buon lavoro a Filomena Rosamilia. Grazie, grazie a voi, grazie a Radio Alfa.